L'Ariatto, destinazione Puro Reso, episodio numero 81. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, ideatore di questo programma, conduttore da 81 puntate, e sono qua per parlarvi di Puro Reso. Avevo altri compagni di viaggio all'inizio di questa avventura, che però poi si sono trasformati in un'altra entità, quella di Ugo De Lucia, che si vanta di essere il programma principale. In realtà, poco da fare, sono loro i cugini sfigati. Noi siamo quelli importanti, invece, parliamo di Puro Reso, dove ci si picchia davvero, mica si fanno i balletti sulle corde. Io quindi do il benvenuto all'altro che mi tiene sempre compagnia, che si guarda una montagna di Puro Reso, altro che il sottoscritto. Ciao Michi, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, un po' di notizie, e soprattutto vi vogliamo dire immediatamente la cosa principale, cioè oggi non ci occuperemo del pay-per-view di Stardom. Il motivo è molto semplice. Io sono stato fuori il weekend, non sono riuscito a vedere quindi nulla. Michi ha già visto tutto, non spoileriamo niente, non diciamo niente. Nel weekend invece, questo weekend che viene, vi daremo in pasto il nostro speciale riguardante la Stardom, perché io mi metto di buona lena da oggi, comincio a guardarlo tutto, entro un paio di giorni dovrei aver visto tutta la card, ho visto soltanto il pre-show, avrò visto tutta la card, e a quel punto faremo uno speciale che caricheremo solo sul nostro canale YouTube, quindi il numero 82 di Lariatto sarà solo su YouTube e sarà dedicato al pay-per-view della Stardom. Qual è stato il motivo del nostro freno rispetto a quell'evento? Purtroppo il motivo del nostro freno è stato il voler seguire in modo esagerato. Esagerato vuol dire che abbiamo visto tutto il Best of the Super Juniors. Tutto il Best of the Super Juniors sono stati tanti giorni, molto ravvicinati, molto fitti di incontri. E questo Best of the Super Juniors mi ha praticamente detto una cosa fondamentale, e cioè che non è corretto da parte mia, per il tempo che ho a disposizione e per la mole di cose che voglio vedere, guardare tutto un torneo di questo tipo. Quindi il Climax non lo seguirò in questo modo. Climax verosimilmente sarà: guarderemo la card, decideremo che cosa guardare, dando per scontato che tutti, pre-main event e main event, li guardiamo, che di solito sono quei match più importanti. Però tolto quelli, non ci guardiamo più tutta la card. In questo modo saremo più bravi e propensi a guardare anche più Stardom, a guardare più DDT, più Noah, che mi è mancata molto in questo periodo e non sono riuscito a vedere. Quindi ci occuperemo sì dei tornei, lo facciamo sicuramente, però non è come la DDT. Adesso si fa un torneo, il King of DDT, ma sono 3 giorni. Qui sono stati 12-13 giorni, a volte molti giorni, 10 incontri da vedere, e con tutto il rispetto, però vedere Taguchi che si toglie i pantaloni ogni giorno mi ha rotto il cazzo. Cioè, non perché non mi piaccia, mi sia antipatico Taguchi, non me frega niente di Taguchi, può fare quel che vuole, però vedi sempre lo stesso match alla fine, no, di Taguchi, che si adatta, adatticchia agli altri. Quindi parleremo, daremo il nostro giudizio finale in questa puntata sul Best of the Super Juniors, però non faremo questa cosa anche per gli altri tornei. Ok? L'unico, concedetecelo, che seguiremo tutto sarà il 5 Star. Ma perché noi dobbiamo. Cioè è più forte di me. Io devo guardare tutto il 5 Star. E quindi quello ce lo guarderemo tutto. Gli altri no. Qualsiasi altro torneo così lungo, così reiterato nel tempo, guardate questo gesto, e la chiudo. Partiamo, perché è giusto partire con questa considerazione. Vedere tutto è impossibile, è vero, e soprattutto, dato che adesso abbiamo in mente un po' di progetti, e non tutti riguardano il wrestling, ragazzi, perché abbiamo una vita vera, quindi abbiamo in mente un po' di progetti, qualcosina dovremmo lasciare indietro per forza. Non ho assolutamente intenzione, per la New Japan Pro Wrestling, di lasciare indietro ancora un giorno di Noah. That's the bottom freaking line. Ok, ma oggi partiamo con il Murasaki Hiro Noame. Sono stati giorni di fuoco per le notizie. Se ci seguite sui social, questo è un recap di ciò che è uscito sui social, forse con una o due aggiunte, ma in realtà le nostre notizie le potete trovare sul nostro profilo Instagram. Se non ci seguite, in descrizione nel video di YouTube trovate il link
per entrare a far parte del mondo social di Lariatto Destinazione Puro Reso. Quindi fatelo, fatelo per voi, rimanete aggiornati e aiutateci anche segnalandoci magari delle notizie, delle cose che vi sembrano interessanti. Uno che ci segnala spesso delle notizie è il buon Ace, il nostro amico, il quale è anche proprietario di Joshi Fan, un gruppo dove stiamo cercando seriamente di ritornare a parlare di Joshi, perché ci siamo rotti il cazzo di parlare di New Japan e di quello che succede, con dentro spoiler all'interno del gruppo che riguardano altre cose che non sono il Joshi, ma noi vinceremo la battaglia e torneremo a parlare soltanto di Joshi lì dentro. Lì dentro è bello perché arrivano un sacco di notizie prese da Twitter e quant'altro, ci si tiene aggiornatissimi su tutto e molte di quelle notizie poi noi le riportiamo anche tradotte in italiano, in un modo un pochino, in un contesto un pochino più simile a noi, utile a noi, le portiamo sul nostro profilo Instagram. Quindi venite dentro il gruppo di Joshi Fan e seguite i nostri social. Miki, da dove partiamo con Murasaki Hironobe? Io partirei dagli infortuni, così partiamo, ci ripigliamo e a posto. CM Punk? No, scusami. No, no, due sono della Stardom, che sono Azumi e Tecla. Tecla salterà, prende tutti gli eventi di giugno. Tecla. E Azumi invece salta solo quelli del prossimo weekend, quindi sabato e domenica, poi capiremo più avanti. In realtà nell'altra card c'è, quindi va messa a posto, però magari invece viene tolta per l'ultimo. L'altro invece è Joyce Robinson, che salterà Dominion, perché verrà operato di appendicite, doveva fare un match contro Sanada e Will Ospreay per il titolo, ma niente. Capiremo se il titolo verrà reso vacante ancora una volta o se in qualche modo faranno qualcos'altro. Nel frattempo il Austin però si è proposto e ha detto, visto che c'è uno slot libero come match, potrei difendere il mio titolo X Division e se vince qualcuno della New Japan prende il mio posto nell'Ultimate X Match che c'è a Slammiversary il 18-19. Sì. Mm. Vabbè. Quindi potrebbe essere interessante anche. Quindi Austin si è proposto. Sì. In realtà poi noi sappiamo che quello slot, posso aggiungere questa cosa, lo slot di Dominion è stato assegnato a un match che sarà valevole per l'Eliminator match per Forbidden Door, per avere una card e andare a lottare per il titolo della Elite Wrestling contro il vincitore di John Moxley contro chi avrà superato la Battle Royale mercoledì. Quindi mercoledì ci sarà una doppia sfida, una Battle Royale, più chi vince la Battle Royale contro John Moxley, il vincitore di questo match finisce a Forbidden Door. A Forbidden Door si incontrerà contro il vincitore del match tra Hiroshi Tanahashi e Hiroki Goto, i quali si affronteranno proprio Dominion nello slot libero, che c'era uno slot ancora. La New Japan ha annunciato che vuole fare anche lei un Eliminator, anche se alla AEW andava benissimo avere Tanahashi. Loro si sono impuntati e hanno detto, no, ma se lo fate voi lo facciamo anche noi. È molto bello questa cosa in realtà, perché vuol dire che comunque vogliono dare lustro, cioè non è che facile, cioè Tanahashi sì, era l'ideale se allora avessero avuto un campione, dici esco io ti sfido, ma dato che non c'è più quello là che aveva comunque accettato la sfida a quanto pare, beh a questo punto facciamo anche noi una cosa per rendere tutto più succoso. La proposta secondo me è stata molto intelligente, alla fine quello slot viene occupato tranquillamente da un match che comunque potrebbe essere di livello, non credo sarà vita facile per Tanahashi, probabilmente quel match sarà uno dei più belli. Lo seguiremo per Lariatto, perché Dominion lo guardiamo, per Lariatto ci mancherebbe altro, ma poi ovviamente avrà dei risvolti, per cui ne parleremo anche su AEW Italian Podcast, quindi a tutto tondo. Prego, esatto. Scusami. L'altra notizia invece è che Rio torna in Tokyo Joshi, il 9 luglio sarà l'evento Summer Sun Princess, e hanno annunciato anche altre special guest, tipo Aja Kong e Mei Suruga per il momento, quindi qualche nome che non è proprio nuovo, però vabbè, ci sta per cambiare un po'. Aja Kong felicissima, come se fosse una che ancora deve fare esperienze in giro, è felice di tornare. Era tanto che non passavo di qua, che bello! Ogni volta non mi immagino Aja Kong come quella che arriva, non so,
ti suona il campanello, tu ci metti 2 secondi in più ad aprire, lei sbatte la porta, la toglie, te la tira in testa e ti uccide, no? E invece no, è una lollona come noi, è felice, sì, di vivere, sì, dai. Sì. Brava Giacomo, ti voglio bene. E mentre invece hanno annunciato che faranno un film su Mayu Watani, sulla sua vita, per il momento si sa chi è il regista e chi è lo sceneggiatore. Il regista è Junio Rico, che è quello che ha fatto Border, che è anche candidato nel giro del Festival di Cannes, e come sceneggiatore c'è Yoshiko Watanabe, che è quello che ha sceneggiato Alice in Borderland, nella serie che c'è su Netflix, quindi proprio neanche due stronzi, quindi può essere carino. Not bad. Per il momento si sa ancora poco, da quello che ho capito devono ancora fare anche il casting per trovare appunto le persone, cioè gli attori, quindi sono abbastanza indietro come cosa, però vabbè, intanto... Sono molto curioso di vedere come tratteranno uno degli argomenti che secondo me è più spinosi da trattare per il Giappone, la fase Kikkomori di Mayu Watanabe, cioè quella è una parte che sono molto curioso di vedere. Comunque mi devo dare veramente una grossa mossa col giapponese, perché così almeno mi potrò godere questo film. Tanto loro sono ancora indietro con la produzione, no? Sì, c'è da capire poi se lo metteranno disponibile anche per l'estero. Ma guarda, io quello di ACT non l'avevano messo, cioè non, guarda, c'è disponibile proprio. Io ho deciso una cosa, dato che comunque ci sono molte persone che ci seguono e ci vogliono bene, lo metterò nella wish list di qualche sito che importa DVD dal Giappone, Blu-ray dal Giappone, e me lo faccio comprare, tipo, non so, Ace me lo può regalare. Ace è giusto, mio amico, mi vuole bene. Quindi me lo fa arrivare e io lo posso guardare, poi glielo racconto. Mi sembra, capito? Beh, è giusto, perfetto. È un amico, mi vuole bene, dai, lo so. Grazie, Ace, te lo dico, grazie davvero, Non ti dico non dovevi, perché dovevi, cioè, fai accetto, guarda, ufficiale, lo dico davanti a tutti, non mi tirerò indietro, appena mi arriverà ti ringrazierò davanti a tutti, grazie Ace, grazie davvero. Ecco, molto. E, per la New Japan invece hanno annunciato le 2 stipulazioni per il match tra Shingo e Taichi per il King of Pro Wrestling, c'è la solita roba su Twitter, c'è il sondaggio per votare. Shingo ha posto una 10 minute unlimited pinfall scramble match, non un po' più lungo, in pratica tipo è uguale a quello che aveva proposto l'altra volta, che poi era tipo chi fa più pin, chi fa più conteggi, qua però beh, il tempo limite di 10 minuti, quindi hai 10 minuti per cercare di arrivare a un numero alto, quindi vabbè, abbastanza inutile. Un high speed match. Sì, come stipulazione abbastanza inutile. L'altro invece è un no time limit, limited finisher, 10 count match. In pratica nessun tempo limite, un totale di 10 conteggi su più pin. E Taichi potrà usare per il pinfall solo la Gedo Clutch, mentre Shingo dovrà usare la Count Cobra. Quindi c'è una finisher ciascuno. Non potranno cambiarla, o meglio, se la fanno, non puoi fare il pinfall. Quindi... non hanno di idee queste cose, cioè sono veramente brutte come stipulazione, non me ne frega niente, però vabbè. Mentre invece c'è la notizia dell'evento tra New Japan e Stardom in collaborazione, tra virgolette, però è effettivamente una collaborazione essendo della stessa compagnia, però vabbè, il 20 novembre faranno uno show e hanno fatto la conferenza stampa ieri, c'era Tanahashi per la New Japan e Mayu Watani e Starlight Kid per la Stardom. In realtà io ho letto anche il nome di Great Okan, ma non l'ho visto in nessuna foto, quindi o lui si è tipo dileguato in qualche modo o ho letto male, però non lo so. Conoscendo Great Okan probabilmente era in giro a farsi i cazzi suoi, non gliene fregava niente della conferenza stampa, vabbè. E Starlight Kid ha proposto di fare anche dei mixed tag team match, che potrebbe essere anche una cosa interessante, carina e coccolosa. Lei vorrebbe far coppia con il Desperado, mentre Tanahashi ha proposto di far coppia con Mayu Watani, che quindi è tipo, cioè, un'altra coppia esplosiva, però vabbè. Beh, potrebbe venire fuori un bel match. Sì, in realtà ci sono un sacco di coppie interessanti che possono fare. Io ho sempre la mia idea Shingo Maika, però non lo faranno mai. Mayu Watani l'avrei messa con Hiromu, perché alla fine tipo non sa, nessuno dei due sa da che parte è girato, quindi a posto. Beh, sarebbe anche interessante Mayu Hiromu contro Starlight Kid
e il Desperado. Sarebbe praticamente vedere un match che non abbiamo mai visto dentro a due match che abbiamo già visto molte volte. Esatto. Cioè, appena unisci due fight e... di cui una ci ha rotto il cazzo. E ne poi parleremo. L'ultima veloce è che la Stardom, cioè le lottatrici della Stardom saranno nel gioco per smartphone della New Japan, Strong Spirit dovrebbe chiamarsi, e quest'estate faranno una... gioco si dice, una, per un... cellulare, giusto? Sì, per mobile. Non so come si chiama, un'espansione, ecco, okay. Aggiungeranno okay. Anche il roster della Stardom e... regaleranno 1500 crediti per comprare un po' di giocatori, di lottatori, cose. Ad ognuno, tutti quelli che hanno l'applicazione riceveranno un po' di crediti. Se volete scaricarla. Io invece chiudo con un'altra notizia en passant. Le persone coinvolte in una sorta di scambio, scandalo, bufera su Twitter, Ibushi e uno dei dirigenti della New Japan sono stati multati e per 3 mesi avranno una decurtazione dello stipendio dovuta al fatto che hanno lavato i panni sporchi pubblicamente. Posso dire che è giusto, sono contento e posso anche dire che sarei felicissimo di vedere gli americani fare la stessa cosa. L'ho detto. Intanto, devo dire la verità, da qualche secondo, da qualche istante, mi sento molto più fiero, perché è arrivato anche Fabrizio, ciao Fabri, e scrive una parola che mi fa sentire fiero, davvero. Abbiamo finito ora le notizie, il Murasaki erano a me, quindi la nostra pioggia di notizie viola, e parliamo di Gato Move, con lo show, con il pubblico, uno show andato in onda. Qualche giorno prima rispetto a quando è stato effettivamente poi mandato in onda su YouTube, show che è disponibile a tutti, quindi se volete recuperarlo non dovete pagare nulla, non dovete far nulla, è come sempre all'interno del canale YouTube della Gato Move, dove c'è dentro anche la Choco Pro, che non abbiamo detto nelle notizie, lo diciamo adesso, riparte questo weekend, giusto? No, domani direttamente. Quindi è già ripartita... Per chi lo guarda on demand, già ripartita mercoledì. Jamie Sakura fa coppia con Mensura, quindi tornano le Killer Queens, quelle che ci sono state. Jamie Sakura vuol dire che è tornata in Giappone? Sì. Per sempre? Non lo so, da un lato lo spero, poi... Non lo so. Ah. Ok. Fanno le Killer Queens, quelle che avevano fatto anche a Dark Elevation, quindi vestiti in modo strano. Domani vedo, poi vi farò sapere... nel prossimo episodio di Lariatto. Nel frattempo hanno caricato il 4 giugno lo show del 26 maggio, che era il quarto anniversario di Mensuruga, era uno show alla Shinjuku Face, e è venuto abbastanza bene. Alla fine quelli col pubblico riescono a dividerli in modo abbastanza equo. Sono sempre 5 match, e il primo... come l'altra volta, è quello un po' mischione, quindi ci sono un po' di coppie, in questo caso erano 4 coppie, un po' di casino, c'è molta la parte comedy, l'altra volta c'era Antonio Honda in coppia con Tansami Roshi, sto giro c'era Antonio Honda con Tokyo Kiriara, che facevano i Black Komanachi, c'erano i Dragon Ninja, c'era Kori Yoneyama, che secondo me è sempre... Ok, scusa, avevo aperto, che ci metto, non l'avevo visto subito. E mi sono perso. No, Kaoru Yoneyama, ok, che in realtà noi siamo abituati a vederla come Fuki Kendai e quindi ci ha rotto un po' le balle, ma in realtà quando è Kaoru Yoneyama le cose le fa anche abbastanza bene, quindi cioè, è più divertente vederla fuori dal mondo Stardom, e riesce anche molto bene, in questo caso è riuscita molto bene nella coppia con Sawada e Kamen. Il match è durato 6-7 minuti, quindi molto leggero, però ci sta, era... serve molto anche per far divertire il pubblico che è lì, cioè non sono quei match importanti poi a livello di storyline o cose. C'è stato un match tra Chieko Ishikawa e Haruko Umezaki. Haruko Umezaki ogni volta che c'è da fare qualcosa per o con Mesuruga spunta, perché sono amiche, sono entrambe allieve di Mistakura, quindi si conoscono da 8 milioni di anni. Il match è venuto bene anche qua. Li portano bene comunque gli anni. Sì.
abbastanza leggero, sono 8 minuti, è andato abbastanza liscio e divertente. Chieko Ishikawa ci prova in tutti i modi a vincere un match, ma no, sono 60 puntate che vede, 60 puntate che lei non vince. Ha vinto una Battle Royale a caso, e forse un match di coppia, ha vinto Ma si sono veramente poco. sbagliati. Quella volta lì si Sì. sono sbagliati, non doveva vincere lei. Poi se ne sono accorto e ho detto: ah, caspita, non citiamola mai questa vittoria. Però vabbè, il match è venuto abbastanza bene. C'è stato un six man tag con Baglianacchi, Sakio e Yuna Mizumori, che sono andati contro Agane Shinno, Makoto e Sayaka. Non si sono presentati vestiti da Ghostbusters come avevano fatto in YMZ, anche se mi sarebbe piaciuto molto rivedere Yuna Mizumori vestita da Ghostbusters. Sì, Okumezaki, sì, poi c'è da vedere un attimo cosa vuole fare, perché adesso penso sia ancora indiana e dice, non è che Ah, c'è è molto da fare. indiana, come Sì. Baglianacchi. No, Esatto. Baglianacchi è indiano, scusami. E beh, un 3 contro 3 anche qua, divertente, abbastanza veloce e carino. Cioè, in realtà tutti i match sono venuti bene, quindi non c'è moltissimo da dire sui primi tre. Poi gli ultimi due o qualcosina un po' di più, perché c'è stato un match per i titoli di coppia, i Kanemaru e Duncan Kings, quindi Masahiro Takahashi e Chris Brooks hanno difeso il titolo contro Mikami e Tanom Saktoba, nomi più facili, no? E due che vengono dal mondo delle arti marziali, uno dalla kickboxing e l'altro dalla lotta. C'è scritto lotta, però non so che tipo di lotta, penso libera, non lo so, lotta. Avevo molta paura perché uno si è presentato con i guantoni da box e ero molto teso perché quando fanno queste cose qua mettono un po' di paura, ma già il fatto che siano entrati con Tough Boy qualche punto in più l'avevano preso perché vabbè. Devo ancora capire cosa dice in quella canzone, poi mi devo ricordare di andare a vedere il Arriviamo, testo. ci Comunque, arriviamo, ci tanto arriviamo. ci siete che me la traduci, quindi a posto. Ci provo. E in realtà il match è venuto molto bene, è stato divertente, si sono menati un bel po'. Chris Brooks ha dato un sacco di chop, tanto che gli avversari sono andati via col petto bordo. Probabilmente non se l'aspettavano, si aspettavano un match bello e tranquillo, invece sono stati un po' massacrati. Però beh, come coppia i Kanemaru e Duncan Kings funzionano e quindi sì, per il momento ci stanno che siano ancora campioni, soprattutto in Gato Muva, perché hanno appena perso il titolo in DDT, poverini, lasciategli almeno fuori della Gato Muva, e in più gli altri due non si erano mai visti in gioco poi in Gato Muva, quindi era anche brutto fargli vincere il titolo così a cazzo di cane, soprattutto perché sono due nomi che magari in Giappone sono anche conosciutissimi e non li avevo mai sentiti, quindi boh. Il main event invece è stato Meishuruga contro Suzume, è stato un match veloce, come si aspettava, si sono trovate molto bene, comunque anche a livello di fisicità sono abbastanza simili, c'è stata molto la parte comedy, gente che urlava, poi si sono, solito che si sono collegate a terra a guardarsi, quelle cose lì che il pubblico si è divertito un sacco, io mi sono divertito e loro secondo me erano molto contente. E a Suzume secondo me serviva, alla fine vado velocemente a vedere, ma secondo me ha fatto veramente poco, esatto, ha fatto non poco, meno, perché era il primo match fuori Da Tokyo dall'ambito Joshi. Tokyo Joshi, DDT, quindi ci sta, che inizia anche a girare un po' di più, le serve, perché comunque lottare sempre contro le stesse avversarie e poi a lungo andare, sappiamo No, come. beh, certo che non aiuta. Non aiuta perché comunque ti chiude. Cioè, il mondo troppo. Il Giappone è un mondo che è molto da esplorare, molto esplorativo come possibilità. Ti chiudi, non esplori, non cresci, perché comunque c'è tanto, tanto, tanto come possibilità. E non poter avere queste possibilità, perché la Tokyo Joshi a un certo punto dice frena lì, è una cosa che non ci piace. Intanto ringraziamo per il follow SG Infinity. Grazie mille per Grazie mille. averci seguito. E Bene. in più era anche il primo match in singolo tra loro due, che poi in realtà gli altri match non erano contro Meisuga, ma era contro Mei San Michele. Quindi anche lì c'è da capire se. Però vabbè, se vi capita almeno gli ultimi due, provate
abituate a guardarli. Lo show dura un'oretta e mezza in tutto. Sì, non è una roba inguardabile, cioè come tempo ci si sta dentro. Sì, sì. Anche perché sono tutti match da... Cioè i primi due sono uno da 7, uno da 8, poi ce n'è uno da 13, e gli ultimi due durano un quarto d'ora, durano un po' di più, perché vabbè, una è titolata, l'altra è il main event per l'anniversario, quindi ci sta. Però almeno gli ultimi due guardate, poi se avete voglia di recuperare anche quelli prima, secondo me sono comunque divertenti, quindi si può fare. Assolutamente sì. Passiamo oltre, perché la Gatto Move tornerà la prossima settimana con il ritorno della nuova l'arrivo della nuova stagione della Choco Pro, e si comincia quindi, quando vedete questo video su YouTube è già cominciato, andate a cercare sul canale YouTube della Gatto Move, troverete già la prima puntata. Sì, è l'episodio 233. Ok, giusto per dare un ulteriore spunto per capire da dove partire. DDT, hai visto il main event dello show del 1° giugno, dove Mao abdica al suo trono in singolo. Sappiamo che recentemente ha conquistato i titoli di coppia insieme ad Ascaveni. Sì. Mao. E sostanzialmente la coppia funziona e può dare qualcosa alla categoria, potrebbe essere una cosa molto interessante. Peraltro Ascaveni, conosciuta fuori dal Giappone soltanto come Veni, lei ci tiene molto a questo, sarà parte del roster dello show di Squash a Jobber che avremo qui in Italia il 25 di giugno, quindi venite, prendete i biglietti e venite a trovarci, ci saremo anche noi di Lariatto proprio per parlare di questo, cioè per vedere questo show, per parlare con voi se venite a trovarci, e poi ovviamente ne parleremo, faremo la nostra review anche noi di Lariatto, almeno per quanto riguarda gli show, sì, i match, sì, che contengono i giapponesi. Esatto. Povero Mao, vedremo se sarà stato povero, se sarà stato ricco. Meritava un regno più lungo, però, come diciamo, se comunque ha già un altro regno da fare, se vogliono usarlo bene nell'altro regno, ci poteva anche stare. Spiace sempre, perché Mao è uno che ci piace molto, però diciamo che con l'analisi del match che sta per farci Miki, qualcosina in più, arriveremo a scoprire. Sì, in realtà il regno sì, è stato abbastanza corto, però ha fatto comunque un paio di mesi, quindi ci può anche stare. Era il primo regno da campione per lui dell'universo, quindi magari era anche un attimo per provare a vedere come funziona, perché in Giappone lo fanno spesso di fare i test. Qua è andata anche bene, ci sono delle volte dove magari fanno tipo 2 settimane di regno, quindi ci sta. E il match però è venuto bene, si sono trovati abbastanza. Io ho sempre un po' paura quando c'è Masahiro in singolo, perché pecca un po'. Cioè, a me diverte, però capisco che poi in realtà ha poco da dire. Mentre in coppia con Chris Brooks, o quando l'ho visto anche con Emi Sakura, con chi capita, riesce a gestirla meglio, perché ci butta anche un po' la parte fuori dal ring e... ogni tanto ci caccia dentro l'arbitro, ci sta. In singolo fa un po' fatica, dipende dall'avversario. In questo caso il match è venuto bene, si sono accomodati entrambi molto bene, si sono trovati, ma a me piace molto. Quindi sono un po' di parte, però secondo me è un ottimo performer. E penso sia stato perché sta arrivando il torneo, c'è il King of TDT, e quindi... portare Mao all'interno del King of DDT come double champ poteva essere un problema, cioè perché sennò se sei già campione di tutto, che senso ha metterti anche nel torneo? E hanno fatto comunque una scelta strana per il torneo, perché Masahiro sarà subito al primo turno contro Tetsuya Endo, quindi l'altro campione. Fare subito campione contro campione è un'altra scelta strana, però hanno fatto un po' i loro calcoli. Il match è stato sicuramente buono, gli è andato anche un buon minutaggio, perché ha durato una ventina di minuti, e quindi ci sta. E ci sono rimasto male per il risultato, però vabbè. Perché sei un Mark di Mo, come siamo un po', esatto, tutti, cioè giustamente quindi... il preferito, insomma, spiace quando perde. Però dai, vediamo anche come trattano. Ah, infatti sono curioso di vedere cosa possono fare con lui. Noi copriremo il King of DDT
interamente. Dobbiamo soltanto capire se farlo in un episodio standard di Lariatto oppure se fare poi degli episodi extra. Dipenderà tutto dal torneo, ragazzi, non dipende da decisioni pregresse, cioè lo decidiamo quando vediamo il torneo. Più è interessante e più sarà facile parlarne in modo distaccato, però lo seguiamo giusti, cercheremo di seguirlo come abbiamo fatto col Best of the Super Juniors in modo costante. Quindi il primo giorno sono 8 match, va bene, 10, 15, 20, va bene, aspettiamo, li vediamo tutti. Il giorno successivo sono 4, cioè cerchiamo di vederli tutti. Qualche giorno dopo c'è semifinali e finali, benissimo, li vediamo direttamente. In base ai giorni in cui li vediamo e a quando uscirà effettivamente la puntata successiva di Lariatto e a che cosa ci sarà in giro in quel periodo, allora decideremo anche il da farsi sulla puntata, su una puntata che contiene anche quello, una puntata apposita per seguire bene il King of the DDT. Sì, King of DDT. Sono 16 partecipanti, quindi 8 per girone, per bracket. Ci sono anche un paio di persone alla prima apparizione, quindi può essere interessante. Sandra due, Milo, Canon e Hideki Katani. Canon, ovviamente, sempre in coppia con Fuki Ken. Allora, Canon mi interessa, mi intriga. È arrivato da poco, ma quello che ho visto mi è piaciuto. E poi ovviamente... Più che altro perché al primo turno è subito contro Ueno e quindi può già far vedere qualcosa di carino e interessante. Mentre invece Okatani è contro Arashima e anche qua può essere carino. In realtà potresti anche fargli passare il primo turno, perché come stanno dicendo oggi Arashima è uno che ormai ha dato e quindi che potrebbe bello anche... se passa il primo turno. Noi siamo Mark di Okatani, ufficiale. E sì, poi altri match interessanti, c'è un Sakaguchi contro Jun Akiyama, sì, ok, esatto, i due campioni, per capire un attimo cosa vogliono fare, che buttare fuori subito al primo turno un campione, comunque è già una roba strana e particolare. Maoe contro Sexy Ino, quindi sarà abbastanza divertente. E Chris Brooks è contro Naomi, non mi interessa, cioè mi dà fastidio se passa Naomi, ma va bene. Poi chi c'è, chi manca? Ah, quello che non ricordo il nome, che è sempre in coppia con Ino, quello che sembra un po' Jake Hager. Ah, quello là, lo scimmione. Sì, che deve andare contro i Gucci. Le volte che lo vedo so chi è, ma quando non lo vedo me lo dimentico. Sì, e non mi ricordo mai il nome. Poi qua è scritto in giapponese. No, quindi... quello è l'altro. Quindi in realtà hanno messo dentro tutta gente abbastanza interessante. Vediamo un attimo come va. Sono comunque tre giorni. Il 16 fanno gli 8 match del primo turno. Il 19 fanno 4 match. E poi il 3 luglio fanno semifinale e finale, quindi è anche abbastanza fattibile. Sì quello con i capelli lunghi. Quello finti, orribile, e che fa cagare anche a lottare, diciamo. Con un po' di gobba. Sì. Molta gobba, sì. E guarda Jack Hager giapponese, però. Peggio di così non si poteva fare. Però vabbè, dimentichiamocelo. Di DDT, quindi torneremo a parlare in occasione del torneo. Quando è che parte, Miki? Il 16. Ho dimenticato? Il 16, quindi tra qualche giorno, in realtà tra una decina di giorni si parte, e quindi tra un paio di settimane torneremo a parlare tranquillamente di DDT. Dobbiamo però adesso parlare dell'elefante nella stanza. Dedichiamo gli ultimi 10-15 minuti di questa puntata a parlare del Best of the Super Juniors. Allora, cosa è successo verso la finale? Sostanzialmente noi abbiamo seguito bene e l'andamento del torneo sembrava portare a un tipo di match per la finale abbastanza interessante. Allora, fermo restando che difficilmente la New Japan regala ai Gaijin qualcosa,
soprattutto qualcosa di prestigioso come un torneo, cioè ci deve essere proprio una motivazione per cui darlo a un Gaijin, nulla ci vietava di pensare che un Gaijin sarebbe potuto arrivare in finale. Vedendo l'allenamento, per esempio, di un Willer Yuta, capisci che no, che non può arrivare in finale. Però, ha fatto bene, ha fatto le sue cose. Noi ci stavamo aspettando, arrivando alla finale, che uno di quelli a giungere lì sarebbe stato Ace Austin, sì, il quale ha fatto un ottimo Best of the Super Juniors, ha lavorato da Dio su di sé, sui match, ha cercato di farli, nonostante abbia delle taunt particolari, ha cercato di fare dei match diversi tra loro, ma poi alla fine è stato fermato bruscamente, e tra l'altro nemmeno in un modo così bello da Akira. Sì, quella roba lì... In Count Out. Esatto, non mi è piaciuta, è stato l'unico match, penso, finito in Count Out. E, boh, sì, ok. Fino a quel punto lui aveva perso solo contro Romu, penso, sì. Sì. Quindi è abbastanza attenzione, ha perso con i Romu e Romu ha detto sai che quasi quasi non mi dispiacerebbe prendere la cintura dell'X Division. Dopo aver perso con i Romu e aver avuto questa frase da parte di Romu, Akira lo batte con un count out e poi alza la cintura della X Division, che ci fa pensare che magari anche lui vuole la cintura. Insomma, battere i Austin significava dire voglio andare per la cintura dell'X Division, ok, però secondo me non era questa qui la narrazione giusta per lui, per il torneo che stava facendo. No, mi è dispiaciuto parecchio, però vabbè. Esatto, cioè va benissimo se non lo fai vincere, però non gli fai fare praticamente quasi un torneo perfetto fino all'ultimo scontro e glielo fai perdere anche così. Se avesse perso in modo concreto in mezzo al ring 1-2-3 o per sottomissione, va là. Altrimenti sì, quello sì, appunto. Poi c'è da Akira che okay, ha fatto bene il torneo, ma ne ha persi molti, cioè giustamente è la prima volta lì, quindi boh, ok, va bene. Ma come dall'altra parte in realtà anche il fantasma, cioè non mi piace il fantasma, però per come è andato il torneo ha vinto qualsiasi cosa, è brutto, cioè, ha perso il match finale, basta, e essendo arrivati ai pari punti col fatto che il Desperado l'aveva battuto, niente, è passato lui, cioè è abbastanza da presa per il culo anche quella lì. Chi c'era che stava facendo bene anche come prestazioni, non solo come risultati, eh? Doki sempre maltrattato, sempre dalla New Japan. Doki che però di par suo ha battuto il Lindemann nel primo match e ha detto vengo a prendere il titolo della Glit. Faranno quindi un match in Glit. Bushi stava facendo molto bene, fermato tranquillo. Titan è stato utilizzato praticamente come jobber. Sì, ha vinto tre incontri, ma... E ha vinto quelli contro Bushi e contro Doki, praticamente, ha vinto quelli. Sembrava il mocio, che lo usavano per pulire per terra. Clark Connors, che ha fatto molto, molto bene la seconda parte, ma ha fatto una prima parte in cui avrebbe perso anche contro una lucertola morta. Secondo me hanno un po' buttato via delle occasioni. Vi faccio un esempio, ok? Io non so, dopo 9 match di Titan, se effettivamente questo è un buon lottatore oppure no. Cioè, se io ascolto le persone che seguono il CMLL, mi dicono, guarda che bravo, io lo guardo, vedo questo Best of the Super Juniors, io vi dico che è normale, cioè non è così bravo come mi può dire... Cioè, capito? È normale. Uno dei suoi migliori match l'ha fatto con Willer Yuta, che era quello con cui io pensavo non avrebbe avuto parte, perché dici, ma no, ma con Willer Yuta è diverso, non è proprio la stessa cosa, hanno due stili complementari, non so come può... Invece il match è venuto bene, 7 minuti, pam pam pam, molto bello. Sì. E gli altri match? Quella è un'occasione persa. Doki, sempre maltrattato, sta facendo bene.
cazzo, ma fallo procedere, mandalo in una finale. Abbattuto il fantasma. Abbattuto il fantasma, pregando il fantasma, ragazzi, eroe totale. Il fantasma ha perso contro il Desperado e Doki, sono gli unici due match che ha perso. ragazzi. Quindi Doki è uguale al Desperado. Sì, è usando... E il Doki Rado. TJP è uno che hanno sfruttato TJP, secondo me poco. TJP è arrivato, ha fatto un bellissimo match con Wheeler Yuta, hanno lavorato bene insieme, ma ha fatto bene anche un sacco di altre cose. Ha fatto dei buoni, Rob Eagles ha fatto dei buoni match, molto buoni, ma anche lui, vabbè, ma gli ha dato il titolo un po' di mesi fa, basta, no? E sì, perché poi in quella finale lì ci hanno proprio messo della gente che non ha mai lottato uno contro l'altro, ma proprio mai. Noi non la volevamo questa finale, io ve lo dico chiaramente. La finale è stata tra El Desperado e Hiromu, che sono stati in faida fino a qualche settimana fa, fino a quando poi il titolo non è passato a Ishimori. Sì, sì, beh, ma hanno tre nomi, cioè... Il titolo ce l'ha o il Desperado, Hiromu o Ishimori. Ogni tanto lo danno a qualcun altro, appunto, il Rob Eagles di turno. Ma poi torna, cioè sono sempre loro tre. È un peccato perché appunto hai chiamato anche gente da fuori. Puoi sfruttare questa occasione, appunto, dei sostin di turno, che comunque è abbastanza conosciuto, TJP è conosciuto. Puoi almeno metterli in finale. Okay. Sì, esatto. Esatto. E non possono chiamare Dragon Lee perché da quello che ho capito io, non essendo parte del CMLL, non possono chiamarlo. Però non vorrei dire una cazzata grande. Sta di fatto che la finale non era desiderata. Abbiamo visto troppe volte il match tra Hiromu e del Desperado. Non era desiderata perché sì, ha vinto Hiromu, ha fatto record, ha fatto tre volte la vittoria. Però perché devi mandare ancora lui? Perché non puoi fare qualcosa di diverso? Non sono contento perché il Desperado, dato che non ha vinto, poteva lasciare posto al fantasma o a qualcun altro. Invece no, conservativi, potevano mandare Wheeler Yuta in finale, potevano mandare TJP in finale. Tanto se devi farlo perdere quello di quel bracket e devi far vincere quell'altro, provaci, no? Sì. Sapete che cosa è successo? La vittoria è storica, sì. Però c'è troppa paura in New Japan. Troppa paura. Sono troppo conservatori, troppo. Che poi peccato è che il match è venuto anche bene. Però a me non viene voglia di vederlo. Cioè, l'ho visto, ma non mi sono divertito. Non... A parte che ce l'hanno spoilerato, eh? Sì, quello ok. Oh, pagine Instagram, avete rotto il cazzo, ok? Ok? Fate un'immagine con scritto scorri e vedrai chi ha vinto il Best of the Super Juniors. Non mettermi sto cazzo di vincitore il giorno dopo, o addirittura forse il giorno stesso che ha vinto. Perché se voi non avete un cazzo da fare e alle 10 di mattina vi potete mettere lì a guardare la New Japan, io lavoro, ho una cazzo di vita e andate a fare in culo perché lo pago il New Japan World e mi sta sul cazzo che voi mi spoilerate chi ha vinto un torneo. Perché adesso basta, cioè, ste pagine, ma quanto ci guadagno una cazzo di pagina Instagram con 13 follower a mettere degli spoiler? Quanto cazzo ci guadagno? Avete raddoppiato i vostri follower, comunque ci guadagnate una sega e allora basta. È la Madonna, ma tutte le volte. Mi devo incazzare tutte le settimane. Se settimane mi becco uno spoiler di qualcosa, cazzo, se vivete per il wrestling, ma complimenti. Non è possibile però viverci. Non è possibile. Non siete Meltzer, che ci guadagna. Siete una pagina sfigata, come tutte le altre. Basta. Noi non li mettiamo gli spoiler di Lariatto. Se voi venite nei nostri social, non ci sono gli spoiler. Perché non ci sono gli spoiler? Perché ci sta sul cazzo prenderli. Allora, porca troia, io tutte le mattine, tutte le notti che vedrò qualcosa, mi viene voglia di mandarvi un messaggio con scritto «Oh, hai visto che tizio ha vinto contro Caio?» Ma giusto per rompervi il cazzo. Mi dovete bloccare tutti. Mi avete rotto i coglioni, veramente. Ma basta con questi spoiler.
E porca troia, tutte le volte, poi sempre le stesse pagine. Che tu guardi o non cambiano un follower, neanche uno. E siete fortunati che non avete gente come me che gli gira il cazzo e van via. E con gli spoiler prima o poi qualcuno va via. Cioè già è difficile aver voglia di seguire robe del genere. Già è difficile dover pagare tutti i network che devi seguire. Se poi ti becchi gli spoiler, non ti viene più voglia di guardare. Quindi veramente, cioè, fatevi un bagno di umiltà. Siete una pagina sfigata, tra tutte le pagine sfigate, e continuate a comportarvi come tali. Cioè, non rompete i coglioni a quelli che guardano. O mi sta meno sul cazzo di quelli che tagliano dei pezzi di match e li mettono nei propri Instagram. Quelli lì sono i peggiori, perché soprattutto li tagliano 9 su 10 senza nemmeno andarli a prendere dai siti ufficiali o roba del genere. Che è tutto dire. Però anche chi butta gli spoiler, ragazzi, veramente, avete rotto il cazzo. Scusate lo sfogo, ma io veramente non ce la posso fare. Mi faccio un mazzo così per star dietro a tutto e poi mi devo rovinare la sorpresa anche di vedere una finale di merda con un esito che in ognuno dei due casi non mi avrebbe fatto piacere. Peraltro ho vinto quello che non volevo che vincesse tra i due, figuratevi quanto ero contento di beccarmi lo spoiler. E poi il match me lo sono visto per potervi dire che è stato bello o brutto, ed è stato anche bello il match. Però basta, veramente. Niente, questo era quanto. E io voglio Bushi come campione, basta. Bushi ha fatto un gran torneo. Sì, a 40 anni, a volte gli daranno un titolo. Bushi ha fatto un gran torneo e vi capita di seguirlo un po', troverete probabilmente molto più di quello che pensate all'interno della sua storia e anche del suo futuro. C'è un sacco di roba interessante su Bushi che può succedere. Peccato che appunto abbia già 40 anni ormai, sia un po' in fase calante della carriera. Comunque il suo stile è entrato nel Bullet Club. Sì, è l'unica altra notizia rilevante da questa finale del Best of the Super Juniors. Scelta interessante da un punto di vista, ma non tanto interessante dall'altro. Interessante perché comunque il Bullet Club, se riuscissero però a tirare fuori tutti i giapponesi, dovrebbero buttare fuori i giapponesi. Kenta, Evil, quelli lì fuori. Se riuscissero a farlo, potrebbe tornare molto utile avere i Austin. C'è un problema. Sono tutti a Impact. Sì. Cioè i Gaijin che hanno preso non sono lì. Sono da un'altra parte che ogni tanto vengono lì. Io non seguirò Impact per vedere il Bullet Club. Non so se ve l'avevo già detto sta cosa, ma non lo farò. Quindi... Bene, bene, bene. Dai, direi che per oggi possiamo chiuderla qui. È stato un piacere seguire. Grazie a tutti quelli che in chat sono passati anche soltanto per un secondo a dirci la propria, a stare un po' con noi. Grazie davvero di cuore anche a chi ci ha guardato on demand. Un grazie fortissimo va anche a Miki. Grazie Miki per aver partecipato. Vuoi dirci in chiusura chi ha vinto il Best of the Super Juniors, che alla fine non abbiamo detto? Ah, l'ha vinto Romu, sì. Non abbiamo detto, no, è vero, perché poi siamo sclerati con... sei sclerato. Sì, sono sclerato io. Degli spoiler non l'abbiamo detto. No, ha vinto Romu, è ok, posto. Cioè. Esatto. Ha vinto Romu e non volevo. Io avrei preferito il Desperato. Tra i due avrei preferito il Desperato, ma va bene così. Ce ne facciamo una ragione. Grazie di cuore per aver seguito. Ovviamente la Riatto torna nello speciale del weekend per seguire la Stardom e ciò che è successo nell'ultimo loro pay-per-view. E ovviamente poi ci rivediamo in live su Twitch martedì prossimo alle 17.45, ovviamente on demand qualche giorno dopo, sempre sul canale YouTube del Lato Vero del Ring. Anche da parte mia, Stefano, un saluto caloroso. Ci risentiamo alla prossima.